Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Quest'oggi ragazzi vi parlerò della miglior squadra che possiate utilizzare all'inizio per tutti quelli che non hanno comprato FIFA Points, per tutti quelli che comunque hanno fatto un minimo di compravendita, ma semplicemente giocando le Division Rivals si riesce a fare questa squadra qui. È una squadra da più o meno 50.000 crediti che utilizzerò io su PlayStation 4, ma prima di farvela vedere vi ricordo la solita e consueta pubblicità a OneFootball. OneFootball è la migliore app al mondo per quanto riguarda il mondo sportivo, per quanto riguarda anche il mondo e-sportivo. Si sta aggiornando da questo punto di vista. E inoltre ha la possibilità, avete la possibilità di personalizzare l'app attraverso la vostra squadra preferita, seguendo la vostra squadra preferita, il vostro giocatore preferito, e avere tutte le notizie a riguardo. Scaricatela in descrizione, trovate tutto quello che vi serve e tutto quello che dovete sapere. Per quanto riguarda il video, allora, vi dirò anche le tattiche che sto utilizzando. Attualmente, nello scorso video vi ho fatto vedere delle tattiche che sono molto molto offensive. Con il rimani avanti nel 4-2-3-1, sto sperimentando varie tattiche e attualmente ho giocato anche contro Gorilla. Successivamente uscirà il video su YouTube utilizzando queste tattiche qui che vedrete in questo game. Allora, prima di iniziare, comunque, voglio fare delle delucidazioni per quanto riguarda il gioco quest'anno. Il gioco, il meta di quest'anno, come ben sapete, sono le skill, skill e velocità. Quindi fraseggiare e fare molti filtranti quest'anno sono veramente diciamo, le cose più difficili da difendere. Più in là farò anche un tutorial su come difendere, speriamo che sarà il prima possibile perché con le live di Twitch faccio praticamente 8, 9, 10 ore live ogni giorno. Mi sta diventando difficile fare anche tutorial e fare video su YouTube, quindi cercheremo di trovare un giusto equilibrio. Comunque arriverà presto il video su come difendere. Il video di oggi è una squadra, un mix di più nazionalità. Si inizia con il portiere Gulak in porta. L'ho pagato 5.900 crediti. È un buon portiere per quel che può essere buono il portiere quest'anno, visto che tutti i portieri che ho provato fanno tutti abbastanza schifo. Il peggiore che ho è Alisson. E ce l'ho sulla Xbox, come ben sapete sull'Xbox c'ho la squadra praticamente sbloccata, su PlayStation sto facendo un road glory che inizierà proprio con questo video. Gulak è un portiere diciamo decente, non è niente di particolare, non è che mi fa i miracoli, però diciamo il migliore per diciamo collegarlo anche con la difesa. Abbiamo qui Konaté, pagato 2008. Un difensore che è molto forte fisicamente, molto grosso in game, e siccome quest'anno servono giocatori veloci, comunque anche grossi e alti in difesa, perché ci sono gli autoblock con i tiri che alzano il gambone, i difensori grossi e alti sono i migliori per questo. Konaté con 1,94 m di difesa è diciamo abbastanza buono. L'unica pecca è che ha 68 di resistenza, quindi se dovessi fare supplementare nella Wicked League sono praticamente fottuto. Ad affiancarlo c'è Akanji, bagone allucinante, 1,87 m, penso che sia anche più forte di Konaté. È assurdo, ragazzi. È un difensore che mi sta piacendo tantissimo, è veloce. Nei tackle se la cava, non dico che sia fenomenale, però se la cava. È un buon giocatore, pagato soltanto 2.500 crediti, ragazzi. È un affare, secondo me. Una coppia difensiva quindi interessante. Poi abbiamo il bagone d'eccellenza, Mbabu, 89 di velocità. Quest'anno, ragazzi, servono terzini molto molto veloci e che abbiano un discreto passaggio. Cioè, Mbabu c'ha 69, che comunque non ho tantissimi crediti. Però, pagato 13.750, Mbabu è uno dei migliori, uno dei più buggati sicuramente che possiamo utilizzare. A sinistra, che gioca però, tra l'altro, a 6 di intesa, abbiamo Schultz, pagato 8.500, ma dentro ho speso un sacco di soldi per i terzini, 87 di velocità, 74 di passaggio, a 75 passaggio corto, a 73 passaggio lungo. Non è proprio il massimo, però è quello che posso permettermi attualmente sulla Road to Glory. Vi ricordo qui non ho messo manco una riga del zero e faremo una squadra assieme ogni giorno, ogni settimana in live su Twitch, mi troverete. Infatti farò anche la Weekend Day, quindi da venerdì mi potete vedere in live su Twitch, trovate tutto il link in descrizione. Quindi Schultz però è veloce, ha una discreta altezza, 1,81 m,
quindi top da questo punto di vista, quindi difesa comunque interessante. Poi a questo momento e poi cambio un po' la squadra perché la faccio molto molto particolare. Abbiamo qui Anderson Talisca, come lo volete chiamare, 4-4 di piede debole, cioè mossa e abilità, sinistro, alto-basso, questa è un po' la pecca, perché tende ad avanzare tanto, 1,90 m, è un ruolo un po' particolare, poi vi faccio vedere come lo metto in game, cosa ne faccio fare, le istruzioni che vi do, è un molto molto offensivo e lo affianco a Paulinho, eccolo qui, allucinante Paulinho ragazzi, 2600 crediti e un bagone assurdo, fortissimo in fase difensiva, prende tutto, mi piace tantissimo, lo affianco in un 4-4-2 da Anderson Talisca. Successivamente abbiamo Alex Teixeira che lo uso punta, in 4-4-2, velocissimo e segna i suoi gol, li ha fatti 8 partite e 14 gol. Esterno abbiamo Neres Ni, non mi piace tantissimo, non corre tanto, però c'ha le stelle skill, ha fatto 8 partite, 3 gol, 73 tiro, si sente tra l'altro. Esterno Anthony, come lo vogliamo chiamare, piede debole 2, mossa abilità 4, alto di rendimento e normale in difesa, sinistro, piede debole 2, un po' una pecca grande, infatti non mi ha fatto manco un gol, è fantastico, però è veloce, quello che serve sull'esterno, agilità 92, non è male. Ed infine abbiamo Prums, che è la stella di questa squadra, il giocatore più buggato della storia, 3300 crediti, 5 stelle skill, 4 piede debole, top dei top praticamente. Le tattiche che utilizzo sono queste qui, ve le faccio vedere al volo, sono due principalmente, 4-4-2 con 4-4 equilibrato, palla lunga 6-6, modulo 4-4-2 con Paulinho Talisca, la solite tattiche, metto dentro in difesa le due punte, ad Anderson Talisca, cioè quello con più qualità offensive, lascio semplicemente la copertura al centro, non gli dico di restare dietro, mentre a un mediano dico resta dietro in attacco e copertura al centro. Ai due esterni non dico nulla e resta dietro in attacco e terzino. Stessa cosa col 4-2-3-1, equilibrato 4-4, palla lunga 6-6, stesse tattiche più o meno. Ad Anderson Talisca dico intercettamento di passaggio e copertura al centro, non lo faccio salire. E Paulinho la fase difensiva, cioè intercettamento di passaggio, resta dietro in attacco e copertura al centro. E Prums resta dietro in attacco. Queste qui sono le tattiche che sto utilizzando attualmente, mi piacciono. Fanno molti inserimenti i giocatori, sono molto difficili da difendere. Quando invece stiamo vincendo e vogliamo tenere un risultato, tendo a cambiare tattiche ed utilizzo due tattiche principalmente. La prima è con equilibrato 4-4, possesso palla 7-4-2-2, 4-2-3-1, con la differenza che metto ad ogni giocatore valente offensivo rientra in difesa, in modo tale da creare una sorta di bunker in porta, di far risuonare tutti in fase difensiva. Qui metto resta limite per il cross, in modo tale che non si inseriscono manco all'interno dell'area. Resta di un attacco, intercettare di passaggio, resta di un attacco, intercettare di passaggio e copertura al centro, entrambi, e resta di un attacco e terzini. Mentre la seconda tattica è sempre col 4-3-1, però con il ripiega, metto 4-3 addirittura, sempre possesso palla, 7-4-1-1, e sempre per... metto il 4-3-1 perché è il miglior modulo difensivo ed è il miglior modulo per tenere palla, per fare possesso palla, per tenere il pallone, per far frustrare un po' l'avversario. In questo momento tendo anche a cambiare stile di gioco, tendo diciamo a perdere un po' più di tempo quando sono partite importanti, e magari che ne so, state 29-0 wicked day, che dovete fare il 30-0, mettete delle tattiche difensive in modo tale che potete difendere un risultato. Le tattiche sono rientrare in difesa, le stesse praticamente quelle precedenti, con resta al limite per il cross ai tre trequartisti. Molti si chiedono cosa significhi praticamente resta al limite per il cross, semplicemente quando tu sei in fase offensiva i tre trequartisti non tendono a inserirsi dentro l'area, a meno che non lo dici tu con il tasto dell'inserimento, e tendono a rimanere fuori dall'area in modo tale che tu puoi contrastare possibili contropiedi che possono nascere. E comunque tutte e tre resta al limite per il cross, resta di un attacco, intercettare il passaggio e copertura al centro ai due mediani, e resta di un attacco ai due terzini. La cosa fondamentale, mi raccomando, non ho messo il ruolo comunque, è che Prums lo uso punta
Teixeira trequartista e Anthony NRS esterni. Questo ragazzo qui è il giocatore chiave di tutto il sistema di questa squadra, Prums, perché è un giocatore, secondo me, praticamente regalato, è un po' difficile far fare l'intesa, però è il giocatore più forte della squadra. Ha un'ottima finalizzazione, ha le stelle skill che sono veramente fondamentali. Quest'anno doppio passo, lo scoop turn, l'elastico, il reverse elastico sono le finte sono le più buggate che gli danno uno sprint allucinante. Comunque magari più là farò anche un tutorial sulle skill, su quali sono le più utili. Però, vi ripeto, Proms l'ho utilizzato anche su Xbox a inizio game, quando comunque non avevo ancora lo squadrone, mi è piaciuto tantissimo. Sono un po' indeciso su Neres, sinceramente, però è Anthony, o Anthony come lo volete chiamare. Il prossimo step da fare comunque per migliorare questa squadra è sicuramente comprare Klosterman al posto di Konaté, così Schultz va a 10 d'intesa. E per il resto voglio migliorare un po' l'esterno, sto Anthony qua non mi convince del tutto, mentre per il centrocampo con Teixeira, Paulinho ed Henderson mi piace, soprattutto questi due mi piacciono. Poi vabbè, Teixeira lo metto punta e Neres. Diciamo i prossimi tre step saranno Klosterman e comprare due esterni che facciano comunque anche intesa con Prums, tocca vedere. E da venerdì inizierò la Weekend League, visto che inizia questa settimana, con questo magico Road to Glory. Vedremo cosa si riuscirà a fare. Io vi chiedo semplicemente di lasciare like, di iscrivervi al canale, noi ci becchiamo in un prossimo video. Buona giornata a tutti e fate questa squadra bagata perché è fenomenale. Ciao ciao ragazzi!